Salve ragazzi, io sono il professor Nicola Capone, insegno filosofia, storia e filosofia al liceo Pitagora, all'Istituto Pitagora di Pozzuoli, al liceo delle scienze umane, al liceo scientifico di scienze applicate e sono cultore della materia in filosofia del diritto e collaboro con l'Università di Fisciano, con il laboratorio Hans Kelsen dell'Università di Salerno. Volevo innanzitutto salutare tutti quanti voi, tutte quante voi, per l'attenzione, perché in questo momento particolare di assenza stiamo comunque tenendo fede a un impegno che abbiamo nel nostro dialogo pedagogico, di restare presenti comunque. E ci tengo a dire una cosa, la presenza fisica di per sé non rappresenta e non segna una presenza emotiva, intellettuale. Quello sforzo di comprensione che noi facciamo spesso in classe. Per cui la sfida è tenere la presenza anche nell'assenza. Ecco, la presenza fisica spesso è garanzia di questo fenomeno bellissimo che accade nelle nostre aule. Non è sempre così, così come questo strumento che media tra me e voi può però rappresentare una sfida per provare a toccare quella dimensione intima che è la comprensione delle cose. Vi parlerò della legge. Questo è il tema di quest'anno del programma Adotta un filosofo e voglio fare una primissima considerazione. Quando diciamo legge non diciamo una sola cosa. La forma della legge non è sempre la stessa. Per cui la prima cosa da fare è fare una scelta di prospettiva ed è quello che ho fatto pensando a questa lezione. E vi parlerò non della legge in generale, ma di un particolarissimo tipo di legge, che è detta legge fondamentale. Ecco, questo vorrei che fosse un po' il titolo del mio incontro con voi. Qual è la legge fondamentale a cui noi facciamo riferimento, ad esempio, nel nostro paese? Qualcuno di voi già in mente propria starà provando a rispondere. La domanda è scontata, non è scontato quello che significa legge fondamentale nel concreto. Quando diciamo legge fondamentale, parliamo della Costituzione. La Costituzione viene definita come legge fondamentale nell'ultimo articolo delle disposizioni transitorie e finali, è l'articolo 18, dove si dice che la Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato. Ecco, qui compare questa espressione molto bella che ho preso in prestito per questo incontro, legge fondamentale che riguarda tutti, i cittadini, le cittadine, gli abitanti e gli organi dello Stato. Che cosa si intende per legge fondamentale? La legge fondamentale è la base del nostro ordinamento, è la base che orienta tutti gli altri tipi di legge, la legge ordinaria, le leggi del diritto amministrativo, del diritto penale, eccetera, eccetera. Quali sono le caratteristiche? Allora, prima di andare nel dettaglio, io vorrei mettervi subito in risalto un elemento. La Costituzione è una novità nel panorama giuridico del secondo Novecento. Con la messa in campo di questo nuovo tipo di ordinamento, noi siamo dinanzi a un fenomeno giuridico nuovo, a una nuova specie di diritto. In che consiste questa novità della Costituzione? Non è solo nella sua forma. La Costituzione è divisa per articoli, ma questi articoli hanno un carattere diverso. Non sono come la legge che comanda e basta. Questi articoli hanno in sé una particolarità, perché lo vedremo nel dettaglio tra poco, orientano l'azione politica e l'azione legislativa. Diciamo subito una cosa, quali sono le caratteristiche fondamentali della nostra Costituzione. Lo sentirete, lo starete sentendo in questi giorni di cambiamento, di grande cambiamento per il nostro paese. La nostra è una repubblica parlamentare. Basta dire questa cosa, basta dire che la nostra repubblica è parlamentare. Evidentemente no. Perché? Perché l'introduzione del regime costituzionale
introduce elementi nuovi. Il Parlamento da solo non basta. Il Parlamento deve aderire, la Costituzione all'articolo 1 dice limiti e forme, sta dentro dei limiti e dentro delle forme, compie il suo esercizio democratico in dei limiti e delle forme. E la Costituzione disegna questo confine, determina questo orientamento, fa da argine, lo vedremo tra poco. Quali sono le caratteristiche principali? La nostra Costituzione è una Costituzione rigida e programmatica. Che significa questa cosa? Significa che i principi che sono sanciti nella nostra Costituzione riguardano i diritti fondamentali della persona sono vincolanti. L'azione parlamentare non può violare questi diritti, cioè c'è un contenuto non disponibile che l'azione politica è tenuto a rispettare. Da dove vengono questi contenuti non disponibili, come il diritto alla libertà, il diritto alla salute, il diritto all'istruzione? Da dove vengono? Non vengono più da quelli che voi forse avete rincontrato nelle vostre lezioni a scuola, dal diritto naturale. Non sono diritti scritti già da qualche parte, sono maturati nell'esperienza storica di alcuni popoli. Il nostro, per esempio, che nella Comunità Europea ha dato un grande contributo a questo tipo di pensiero giuridico. Ecco, quei diritti maturati nell'esperienza storica rappresentano come una sorta di argine, un contenuto non disponibile. Ma fa un'altra cosa il nostro diritto costituzionale, non solo limita e dice cosa deve rispettare, come deve prodursi la legge, ma è programmatica, abbiamo detto. Cioè i diritti sanciti nella nostra Costituzione segnano un indirizzo, dicono non solo cosa fare, ma dicono anche, non dicono solo come fare, ma dicono anche cosa fare. C'è questa doppia tensione. E Calamandrei usa un'espressione molto bella in un suo scritto. Dice: nella nostra Costituzione c'è un doppio vincolo che dice non può fare il Parlamento contro la Costituzione, deve fare secondo la Costituzione, deve legiferare e governare. Ripeto, non può fare contro la Costituzione, deve fare secondo la Costituzione. Andiamo adesso, dopo questa premessa, più nel dettaglio. Ovviamente vi darò una lettura che viene dalla mia prospettiva di filosofia del diritto, in chiave costituzionale, e vorrei mettere l'accento su tre elementi. Abbiamo detto che la Costituzione interviene nel secondo dopoguerra ed è un territorio giuridico completamente nuovo che, oserei dire, ancora oggi non è completamente esplorato. La maggior parte anche del senso comune non ha compreso la forza e la portata di questo nuovo modo di fare diritto. Allora diciamo subito una cosa, il costituzionalismo come movimento storico, come movimento di dottrina giuridica, come movimento politico, relativizza tre elementi portanti, ne voglio segnalare tre. Il primo elemento è la sovranità. Perché la Costituzione, la nostra in modo particolare, relativizza in qualche modo la Costituzione? Fioravanti, un costituzionalista che vi invito a leggere, dice che la nostra è uno Stato a sovranità costituzionalmente limitata. Che significa questo? Usa un'immagine molto bella Fioravanti. Dice che l'immagine che più si avvicina a spiegare, permette di spiegare questa limitazione della sovranità è l'ellisse. Sapete com'è fatta l'ellisse? Questo circo schiacciato ai due lati che si allunga e ha due fuochi solitamente. Noi in geometria diciamo i due fuochi dell'ellisse. Quali sono questi due fuochi dell'ellisse? Uno è la sovranità interna, cioè lo Stato nazionale. Dall'altra parte però c'è l'ordinamento internazionale. Nel nostro caso, ad esempio, la sfera del diritto comune europeo.
La nostra sovranità è come intenzione tra questi due poli, sovranità interna, sfera del diritto comune europeo. Come viene chiamata questa tensione? Viene chiamata primazia tecnicamente. Che significa primazia? Significa che non è che il nostro diritto interno è sottoposto e vincolato a un diritto superiore, cioè quella frase l'ha detto l'Europa, per intenderci, da questo punto di vista non significa nulla, perché quello che promane dalle direttive europee non è un comando, è un'indicazione che il nostro diritto interno ha il dovere e la necessità di armonizzare con le proprie strutture organizzative, la propria produzione giuridica, eccetera, eccetera. Per cui la primazia, che segna questa tensione tra sovranità interna e ordinamento giuridico europeo, contesto giuridico europeo, permette di ogni volta trovare e armonizzare quello che noi facciamo al nostro interno con quello che accade intorno a noi. Ecco, la Costituzione la possiamo leggere in chiave sistemica. Le Costituzioni non sono mai da sole. Vi cito solamente un caso. Quando fu scritta la Costituzione, per i lavori della Costituente, fu creato un ministero ad hoc, si chiamava il Ministero per la Costituente. Questo Ministero per la Costituente consegnò ai singoli costituenti un volume molto bello con 11 costituzioni, introdotte da grandi maestri del diritto, tra cui Costantino Mortati, ad esempio, proprio perché la nostra Costituzione non poteva essere scritta solo da noi, ma era dentro un contesto, per cui quella meravigliosa pubblicazione si apre con la Costituzione del 1848 della Repubblica Romana. E poi legge e presenta la Costituzione di Weimar, quella portoghese, la Costituzione francese, spagnola. Perché questa necessità? Perché il costituzionalismo ha avuto da sempre un carattere internazionale. Ha sempre avuto questa tensione a scrivere delle regole tenendo presente le regole dei popoli vicini. Perché non possiamo essere e dare un contributo nella sfera geopolitica senza ascoltare quello che dicono gli altri. Voglio citarvi anche qui due articoli di riferimento per questo movimento che vi ho descritto, si chiama primazia, no? Seguendo l'indicazione di Fioravanti. L'articolo 10 e l'articolo 11. Cosa dice all'articolo 10 la nostra Costituzione? Al primo comma, l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Questo è un grande riconoscimento di apertura, di dinamicità del nostro diritto. L'ordinamento giuridico italiano si conforma, cioè significa non è che obbedisce al diritto internazionale, non è una sottomissione, non è una supremazia quella del diritto internazionale, è una primazia, cioè io agisco tenendo conto del livello internazionale. E va a un altro passaggio, l'ultimo comma, che è il più bello secondo me di quest'articolo, quando dice che lo straniero al quale si è impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica. Guardate, questa è straordinaria, cioè significa che le libertà di cui noi godiamo, se c'è qualcuno da qualche altra parte in questo momento che non ne può godere per una guerra, per una carestia, perché è perseguitato politicamente, perché è perseguitato per le sue scelte religiose, per le sue scelte di genere, ma qui nel nostro paese può godere di quelle libertà, e allora è ben accetto. Guardate che apertura alla nostra Costituzione. Non è solamente un'apertura di tipo giuridica, è un'apertura di tipo spaziale, cioè un invito a venire sul territorio della Repubblica. E questo è il secondo elemento di apertura. Articolo 11, per spiegare che cosa vogliamo significare con Stato a sovranità costituzionalmente limitata. Articolo 11 dice una cosa potentissima. E qui chiudo su questa prima parte, no? Abbiamo detto, l'abbiamo tematizzato intorno al tema della relativizzazione della sovranità. Sentite cosa dice, articolo 11.
La Repubblica, l'Italia ripudia la guerra, e questo è un passaggio su cui non insisto adesso perché non è il nostro tema, ma dopo aver detto questo dice che l'Italia consente in condizioni di parità con gli altri stati alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni, promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Anche qui siamo di fronte a una rivoluzione dei termini classici del diritto internazionale. Addirittura uno Stato sovrano, appena uscito da una guerra, sente l'esigenza di dire io sono pronto come Stato, come Repubblica, come comunità politica a rinunciare alla mia sovranità a condizione di parità con gli altri per garantire pace e giustizia. E allora vedete che il diritto viene come animato da tensioni che stanno al di là anche del diritto, la pace e la giustizia. E la pace e la giustizia sono sovraordinate rispetto anche a un'ottusa chiusura nei confini nazionali del nostro paese. Apertura allo straniero, apertura a ordinamenti internazionali per garantire pace e giustizia. Abbiamo detto riconoscimento e armonizzazioni con le norme internazionali. L'immagine dell'ellisse che ci ha consegnato il professor Fioravanti credo che prenda forma anche nella vostra concezione, che spero di contribuire ad arricchirsi in questo momento. Passiamo al secondo punto, che è molto, molto importante. Che cos'altro relativizza la nostra Costituzione? La nostra Costituzione relativizza l'artificialità della norma. Attenzione, non stiamo dicendo che la norma non è un artificio. La norma è un artificio. Che significa è un artificio? È una produzione della volontà umana. Non c'ha nulla di naturale. Cioè, nel senso che noi non ricaviamo il diritto da elementi naturali. Il diritto è sempre produzione, artificio, artificialità. E il diritto per emanciparsi, ad esempio dai condizionamenti della religione, pensate quando ancora in Europa, durante il 500, durante il 400, pensate al Medioevo, perché andiamo un po' più indietro, diritto e teologia erano strettamente connessi. Molti diritti si ricavavano direttamente dalle sacre scritture. Questa aberrazione per la cultura giuridica europea è stata superata a colpi di guerre, ma soprattutto anche raffinando i concetti giuridici. Ora, in questo lavorio intorno alle nozioni giuridiche, noi abbiamo detto che l'artificio giuridico è autonomo, è positivo, cioè è posto dagli uomini, e in quanto tale è libero da qualsiasi altro condizionamento. Questo vale anche per il potere che produce il diritto, cioè la politica. La politica è autonoma da tutti gli altri condizionamenti perché è libera e autonoma nel produrre le regole della convivenza civile. Benissimo, questo è quello che avevamo fino allo Stato di diritto a metà Novecento. Cosa cambia col diritto costituzionale? Cambia un fatto sostanziale, perché noi cosa avevamo visto? Che questa formidabile cultura giuridica aveva raffinato a tal punto i caratteri di produzione del diritto che noi potevamo riconoscere cosa era valido e cosa non era valido, proprio guardando come si produceva il diritto. Noi potevamo distinguere un diritto che era inefficace, un diritto che era non valido, non esistente, perché prodotto male. Questo elemento viene a cadere col diritto costituzionale, perché non basta. Perché non basta? Cosa c'era prima del 1946 in Italia? Con lo Stato di diritto liberale, due forme politiche tiranniche, il nazifascismo, si erano imposte al nostro paese e in gran parte dell'Europa. Fra Italia e Germania sono stati i casi più emblematici, ma la Spagna, il Portogallo, la stessa Francia repubblicana. Allora, riprendendo sempre una scrittura molto efficace di Calamandrei, nella forma del diritto possiamo metterci, nello stampo del diritto noi possiamo metterci dentro piombo o oro.
E allora non basta lo stampo, noi dobbiamo anche assicurarci che in quello stampo del diritto le procedure, le elezioni, non ci vada dentro il piombo. Voglio ricordare qui che Mussolini e Hitler arrivano al potere con regolari elezioni, cioè con delle procedure che dal punto di vista del diritto positivo non avevano nulla da eccepire. Ecco la lezione che hanno davanti i costituenti. Non possiamo più permettere che la pura forma del diritto, frutto di secoli di lavorio, sia riempita da contenuti che mettono a repentaglio i diritti fondamentali che intanto sono entrati sulla scena politica. E allora qual è la novità? È che l'ho accennato all'inizio nella premessa, che c'è una doppia tensione dentro il diritto costituzionale, dentro questa speciale forma di legge che è la legge fondamentale. Da una parte limita il potere politico, cioè il potere politico non può fare tutto, anche se è legittimamente eletto. Dire siamo stati votati e lasciateci governare è una frase che è fuori dalla razionalità costituzionale, perché io posso fare tutto ciò che è concesso dalla Costituzione, cioè dalla legge fondamentale. E allora la doppia tensione qual è? Da una parte il diritto costituzionale limita e dice cosa non puoi fare, dall'altra parte il diritto costituzionale ti dice cosa devi fare. E cosa dobbiamo fare? Cosa cambia in questa architettura? Cambia uno schema, la validità formale, quello schema di produzione formale che abbiamo visto, che è il diritto positivo, deve essere accompagnato, completato da una validità sostanziale. E qui voglio prendere a prestito un'altra espressione, che è di un altro maestro di diritto costituzionale, che è Ferraioli. Democrazia attraverso i diritti. La sola parola democrazia oggi non basta più a dire quello che abbiamo da fare davanti. La democrazia si realizza nei limiti delle forme sanciti dai diritti fondamentali. Quali sono questi diritti fondamentali? Ancora Ferraioli ci dà un aiuto, ci consegna un modello quadridimensionale. Ci sono diritti primari e diritti secondari, o possiamo anche dire diritti strumentali e diritti finali, cioè verso cui noi tendiamo. Quali sono i diritti primari, cioè quelli che indicano una finalità nell'azione giuridica e politica del nostro paese? Sono il diritto di libertà, i diritti di libertà e i diritti sociali. Vengono gli altri due diritti fondamentali, che però sono strumentali e secondari in questo schema quadridimensionale che vi voglio presentare, che sono i diritti civili e i diritti politici. Perché questo quadro è fondamentale? Perché nella nostra Costituzione non basta più solo dire che siamo tutti dinanzi alla legge uguali. Non basta più, perché questa è solo forma. Allora andiamo a vedere l'articolo 3, che diciamo forse è il perno di tutta la nostra Costituzione, in cui questa doppia tensione è proprio palese, chiara. Primo comma e secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociali e sono uguali davanti alla legge. E qui noi abbiamo tutta una tradizione giuridica che va dalla rivoluzione inglese, passa per la rivoluzione americana, arriva alla rivoluzione francese, alla rivoluzione della Repubblica Napoletana, alla Repubblica Romana. C'è tutta una tradizione che dice che questa è una verità ormai palese, che nasciamo tutti e tutte libere e liberi. È una condizione a cui nessuno di voi in questo momento è disposto a rinunciare. Nessuno di noi accetterebbe la non libertà. Però a questo punto la nostra Costituzione continua e aggiunge: siamo tutti uguali dinanzi alla legge senza distinzione. Che tipo di distinzione? Vedete com'è particolare questa scrittura? Non si ferma a dire senza distinzione, va verso quello che Stefano Rodotà chiama i soggetti incarnati, senza distinzione di sesso, senza distinzione di razza,
senza distinzione di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Siamo tutti e tutte uguali dinanzi alla legge. Le particolarità nelle quali noi ci incarniamo non possono essere un discrimine. A me piace sottolineare una cosa, senza distinzione di sesso. A chi stanno pensando i costituenti e le costituenti? Stanno pensando alle donne. Il 1946 è la prima volta dopo secoli di oppressione che le donne possono prendere parola e votare per i costituenti e votare per la forma di Stato repubblicana o monarchica. Le donne sono quel soggetto inatteso che compare sulla scena politica, forse il soggetto più importante, quello che forse ancora più del movimento operaio e del movimento contadino negli anni 50, 60, 70 fino ai movimenti odierni internazionali, penso a non una di meno, sta segnando più profondamente la politica nazionale e internazionale. Questo soggetto è escluso, doppiamente escluso, perché era escluso in quanto se nasceva in un contesto proletario o contadino, era escluso perché viveva una condizione di sfruttamento proprio della sua classe, ma era doppiamente escluso perché in quel dominio di classe, in quella condizione economica, viveva un colonialismo interno, cioè il privilegio che il patriarcato dava ai mariti, ai figli, ai fratelli, si scaricava su queste donne. E qui la prima cosa che viene detto, viene nominato questo nuovo genere. È nuovo perché la politica tutta maschile non conosceva questo genere. Senza distinzione di razza, l'altra grande marginalità del nostro paese, pensate alla condizione degli zingari, pensate alla condizione degli ebrei, pensate a tutto l'attacco che un ventennio di dittatura aveva fatto alle minoranze, senza distinzione di lingua, e qui vengono appunto le minoranze linguistiche, le persecuzioni religiose, le opinioni politiche e poi le condizioni personali e sociali. Cioè le condizioni, diremmo oggi, di classe. Non può esserci discriminazione. Questo è un fatto potentissimo. Nemmeno la Rivoluzione francese aveva usato tanto. Secondo comma. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. E questo è un dispositivo veramente nuovo, perché tutte le altre costituzioni si erano fermate a dichiararci uguali dinanzi alla legge. Ma nessuno aveva detto che se non ci sono le condizioni materiali, quell'uguaglianza è parola al vento. Io ho bisogno di creare le condizioni materiali per accedere a un diritto. Pensiamo al diritto che ci riguarda a scuola, il diritto allo studio e alla retorica sul merito, che da docente mi fa sempre molto dispiacere. Io posso pretendere la stessa cosa da ragazzi e ragazze che partono da condizioni sociali completamente diverse. Posso pretendere lo stesso sforzo da un ragazzo o una ragazza che ha la fortuna e il privilegio di avere, ad esempio, una piccola biblioteca in casa, avere dei soldi per fare un viaggio, un ragazzo che vive in condizioni più disagiate, in casa con una famiglia rumorosa, con un reddito che non basta andare avanti a fine mese, che non ha lo spazio fisico per studiare, posso pretendere la stessa cosa? Posso distribuire il sapere in modo uguale a diseguali? Questo è il grande tema che abbiamo davanti e ci mette davanti la Costituzione. Io debbo guardare il soggetto nella sua radice sociale, culturale, umana, di genere, di opinioni politiche, perché questo mi permette di guardare il soggetto in tutta la sua dimensione di vita. Ma una cosa che mi preme mettere in evidenza è che qui questo sforzo che deve compiere la Repubblica non è uno sforzo teso a far diventare ricchi, a far diventare importanti, famosi, no. Questo sforzo è teso a consentire il pieno sviluppo della persona umana. E questo è fondamentale se leggiamo l'articolo che viene dopo. Cioè, se noi non siamo messi in condizione di svilupparci, diciamolo in termini psicanalitici, di realizzarci come identità umane, ma che rapporti possiamo avere tra soggetti? Che relazioni possiamo avere tra uomo e donna? Che rapporti possiamo avere tra le persone che ci stanno attorno se io non ho la possibilità di svilupparmi come identità indipendente, autonoma, libera?
Ecco perché la nostra Costituzione io la trovo straordinaria e oggi vi parlo di legge fondamentale, perché questa legge parla direttamente a una dinamica interna, a quella dinamica che ci fa uomini e donne, che ci fa quello che siamo come identità. Su questo voglio proprio leggervi un passaggio che vi riguarda da vicino, specialmente se siete al quinto anno. Ogni cittadino, e aggiungerei, e ogni cittadina, ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale del paese. Vedete ancora questa doppia tensione. Tu te lo devi scegliere un lavoro, ma non un lavoro per sopravvivere, per uno stipendio miserabile. Ma devi realizzarti attraverso il lavoro come persona, come identità, quella identità che abbiamo scoperto prima all'articolo 3. Ma questa cosa non la devi fare solo per te. Vedete quanto è orientativo il diritto costituzionale? Lo devi fare per concorrere al progresso materiale e spirituale della comunità nella quale ti trovi. Non c'è solo il tuo sviluppo è possibile dentro una rete di relazioni con altre persone che ti stanno accanto. È esattamente come il diritto costituzionale che si scrive dentro una relazione con altri diritti. Voglio venire alla conclusione perché ho parlato già tanto e non era mia intenzione spingermi così avanti. Qual è la novità allora che ci dà questa forma di legge, che è la legge fondamentale? Questa forma di legge mette al centro la persona umana nella sua concreta esistenza. Ci veste e non ci lascia nudi dinanzi al potere perché ci veste con i diritti fondamentali. I diritti fondamentali sono diritti che noi abbiamo sedimentato e conquistato lungo tutta una vicenda storica lunghissima. Pensate al nostro paese, dalla caduta dell'Impero Romano siamo stati un paese occupato da tutte le potenze europee fino al 1861. Pensate alle donne di cui abbiamo parlato prima, escluse completamente dalla scena politica e civile. Se una donna commetteva un reato, non era responsabile lei. Ma era responsabile il fratello e il padre, perché la donna era considerata incapace di compiere anche un gesto violento e consapevole. Pensate la violenza di questo diritto. E pensate invece il diritto costituzionale, quanta libertà ci dà. E allora il mio invito è a vigilare su questa legge fondamentale, a vigilare sulla libertà, su questo tipo di libertà, che è una libertà che non finisce dove incomincia la libertà degli altri. Come era tutta la nozione giuridica e politica del diritto europeo. La libertà nella nostra Costituzione comincia dove inizia la libertà dell'altro. Senza riconoscere la mia libertà nella libertà dell'altro, noi rischiamo l'egoismo, rischiamo un diritto ottuso, un diritto esclusivo, un diritto che non ci educa a stare in relazioni sane e appunto a concorrere allo sviluppo e alla realizzazione non solo mia, ma della comunità politica nella quale ci troviamo. Voglio concludere con una bellissima immagine che ci consegna Calamandrei, alla fine di un discorso tenuto a studenti come voi nel 1955, di cui sentirete alla fine di questa lezione, se lo sentirete fatto dalla voce viva di Calamandrei. Calamandrei dice: che cos'è allora questa Costituzione? Questa Costituzione non è una carta morta, questa Costituzione è un testamento vivo che necessita del nostro impegno quotidiano perché venga attuata. E allora quando si dice, e anche in cuor vostra, vostra mente, probabilmente sta passando l'ombra del dubbio. Sì, caro professore, la legge fondamentale è questa grande novità giuridica, eppure quanta ancora ingiustizia, quanta ancora diseguaglianza. E questo è vero. La Costituzione è una polemica. La Costituzione è una polemica contro il passato recente, dei costituenti, che era il fascismo, ma la Costituzione è una polemica contro il presente, contro quelle condizioni sociali, economiche, materiali che rendono di fatto
inefficace la nostra Costituzione. Allora la lotta, la battaglia culturale, l'impegno civile è attuare la nostra Costituzione. E il mio invito e la mia felicità nel stare qui con voi, anche in questa forma mediata, è che questa Costituzione possa essere da orientamento anche per le scelte e per le azioni civili, culturali, che voi sarete chiamati a tenere nei prossimi anni. Vi ringrazio e buona lezione.